La Procura distrettuale di Manhattan ha formalmente restituito alle autorità italiane opere d'arte e manufatti storici dal valore di 14 milioni di dollari. I 142 pezzi sono stati sequestrati dalle autorità a gallerie d'arte e collezionisti privati nell'arco di 5 anni e saranno ora rispediti in patria. Le autorità italiane hanno dichiarato che intendono esporre alcuni degli oggetti in un museo di Roma dedicato all'arte sottratta al mercato nero e proveniente dall'estero, il recentemente inaugurato Museo dell'Arte Salvata di Roma. Uno degli oggetti più preziosi della collezione è un affresco proveniente dall'antica città di Ercolano, che insieme a Pompei fu distrutta dall'eruzione del Vesuvio quasi 2000 anni fa. L'affresco, che raffigura Ercole bambino che strangola un serpente, da solo ha un valore di 1 milione di dollari. State guardando uno dei nostri pezzi più straordinari e storicamente significativi. Si tratta di un affresco di Ercolano, in inglese Herculaneum. Ercolano era una delle due città, Ercolano e Pompei, distrutte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 a.C. Tra le varie opere, un idolo del Neolitico sardo di 6500 anni fa e tre affreschi del IV secolo a.C. rubati da Pestum. Circa 60 su 142 opere sono state rinvenute alla Royal Athena Galleries, celebre galleria d'arte dell'Upper East Side.